tutti amici. Ciao ragazzi. Benvenuti in questo nuovo video. Questo è il contenuto extra, diciamo, rispetto al cammino di Carlo Magno. Abbiamo deciso di dormire una notte in più a Ponte di Legno, in modo tale da andare in pratica a fare... Oh, mi suona il cellulare. Un attimo, ma non era offline. Cos'è? Boh. Perché abbiamo deciso di rimanere un giorno in più a Ponte di Legno per farci una bella passeggiata. In pratica, dato che abbiamo detto, facciamo... Ah, stavi parlando? Ma vedete voi, eravamo arrivati a Ponte, l'ultima tappa di Carlo Magno, stanchi morti, e abbiamo detto vabbè, facciamo una giornata in più così ci riposiamo e vediamo un po' Ponte di Legno, la zona lì. Certamente. E invece dove ci troviamo già il giorno dopo, un cammino di 100 km, a camminare, tanto per cambiare, nei boschi. Siamo venuti a Temù a piedi, che dal nostro hotel di Ponte di Legno dista circa 3,5 km. E ora stiamo facendo, come prima parte, il percorso vita o percorso fitness, perché ci sono cartelli, diciamo, fitness, di vario genere. Sì, fate fitness! Ed è tutto lungo Che percorso, questo torrente. Val d'Avio. Esatto. Che percorso è questo? Bellissimo. Di fianco c'è il torrente. Non si vede. Eccolo là. E quindi costeggia tutto questo fiumiciattolo bellissimo nel bosco, bellissimo. Siamo nella vallata, infatti abbiamo le Alpi sia da un lato che dall'altro. Sì. Si intravedono anche dei ghiacciai. La inverta. E poi faremo che cosa? Andremo fino al lago d'Avio, che è un lago molto grande, non in vetta ma poco sotto. Però deve essere veramente molto 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 bello. Quindi vi portiamo con voi anche oggi.
la giornata è quasi finita. Siamo arrivati fino ad una malga, come si chiama? Come sempre ve la scriviamo qua sotto. Ca è qualcos'altro in pratica. Vi lasciamo anche la traccia di Pix da scaricare qua sotto, quindi nelle descrizioni trovate sempre le mappe GPX, tutte le informazioni. Ora stiamo scendendo anche perché è previsto un temporale tra poco. L'idea iniziale era di andare fino al lago Davio, che poi in realtà non è uno Aviov, ma sono c'è cioè un Aviov. Lago Aviov. Era quattro lettere, la so, quattro lettere. Aviov sono quattro lettere, Aviov sono cinque lettere. No. Aviov, A-V-I-O. Vabbè, cancelliamo, ragazzi. Ma io sono stanca. Abbiamo mangiato solo le noccioline. Ma cosa devo fare io? Noccioline e barretto, fame. Cosa devo fare? Guarda, posto che c'è tutto rotto, fermali, dai. E dove c'è il lago principale, che è bello grande, in più ci sono gli altri due laghetti. Abbiamo pucciato i piedini nel fiume, bellissimo, ghiacciato. E niente, quindi ragazzi, una informazione vera importante, dato che non siamo al mare che si può tornare a casa così e il tragitto per tornare indietro è sempre abbastanza lungo, quando andate in montagna guardate sempre le previsioni, giusto? Comunque esatto, noi ponci dietro ce l'avevamo, avevamo già previsto. Mi raccomando, guardare previsioni del tempo e soprattutto essere sempre pronti al peggio, quindi il dovesse piovere essere comunque pronti per la pioggia, quindi un kiwi, un poncio se avete degli zaini ingombranti o quant'altro, bastoni, avere sempre qualcosa da mangiare nel caso in cui non dovesse trovare nulla da mangiare come noi oggi, perché oggi siamo arrivati alla prima malga e non c'era nulla perché è una malga chiusa, quindi per fortuna c'era chi aveva portato della frutta secca e aveva portato secca, poi anche delle barre energetiche, integratori e tutto. E mi raccomando, la cosa ancora più importante, sempre informarvi su dove poter prendere l'acqua. Quella è la cosa più importante di tutta, quindi se lungo il tragitto ci sono delle fontane, non ci sono delle fontane, se partire con una borraccia, due borracce a testa, tutto a seconda del tragitto che dovete e poi fare. Soprattutto non date retta alle persone, cioè se avete la mappa GPX precisa, cioè non date retta alle persone, perché per arrivare a Stamalga abbiamo sentito mille discorsi diversi, è impossibile arrivarci, cioè da fare mancano 5 km verticale. In realtà ne mancava uno e noi infatti ho detto boh, strano, a me sembrava uno. Poi c'è una funivia che porta volendo in cima, no, non c'è la funivia, e poi dopo 100 metri c'era la funivia, quindi mi raccomando, chiedere sempre consiglio ma poi ragionare con il proprio cervello. Bravi. Qui si conclude la nostra avventura, adesso torniamo a Ponte di Legno e si conclude anche un po', diciamo, tutta la parte del cammino di Carlo Magno. Sì, ma comunque ragazzi, se non siete già iscritti al canale iscrivetevi, lasciate qua un commento e un bel like per aiutarci. Un super like. Ciao.